Everything you said we already knew, more or less. Oh, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't been <laughs> questa mattina hanno preso parte al corteo contro le mafie e la criminalità organizzato a Padova da libera ed avviso pubblico. Questo è accaduto anche in Puglia a Brindisi. e una delle piache di questa regione è proprio il caporalato e lo sfruttamento delle donne braccianti. Ma una speranza c'è e si chiama La Buona Terra, Legami di Prossimità. Si tratta di un progetto che ha come principali obiettivi l'inclusione sociale e la riduzione della povertà delle donne impiegate in agricoltura ne parleremo nella nuova puntata di Speakers Corner, anzi ne parleranno le nostre gentili ospiti grazie a Moschetti, referente di Action Aid per la Puglia, grazie per aver accolto il nostro invito e buon pomeriggio grazie a voi Teresa Diomede, titolare dell'azienda agricola Racemus di Rutigliano grazie anche a te Teresa per aver accolto il nostro invito e buon pomeriggio buon pomeriggio, grazie a voi e in collegamento Skype Elena Taverna caporedattrice di Labsus, laboratorio per la sussidiarietà e project manager del progetto Luoghi Comuni di Milano. Bentrovata Elena. Grazie, ben trovati. Allora, ehm, ricordo a voi spettatori e telespettatori che siamo anche in diretta su Facebook, perciò potete intervenire e interagire con noi, potete anche lasciare un messaggio Whatsapp al numero 338-127-8750. Grazie, parto subito con te che cos'è la Buona Terra, legami di prossimi, prossimità. La Bonaterra è il titolo del patto di collaborazione che si è siglato nel 2017 ad Adelfia, nella provincia di Bari, tra 20 donne braccianti, l'amministrazione comunale e altre 9 associazioni che hanno collaborato per portare un'innovazione del welfare nel comune di Adelfia, per dare voce a donne sottorappresentate e trovare insieme una soluzione alle per migliorare le condizioni di vita delle, delle donne braccianti che eh, ActionAid ha supportato attraverso un laboratorio per ascoltarne i bisogni. Mm -hmm. Dopo spiegheremo esattamente come funziona questo progetto. Chi sono i soggetti che hanno partecipato eh, a questo progetto? Che stanno partecipando a questo progetto? Sì, innanzitutto le braccianti, come dicevo, attraverso una loro rappresentante. Poi il comune di Adelfia, l'assessorato alle politiche produttive e l'assessorato alle politiche sociali. Eh, poi hanno partecipato eh, due parrocchie, uh -huh. quelle principali, del, quella di eh, Canneto e di Montrone, perché Adelfia ha questa doppia, doppia anima. Eh, hanno partecipato l'Auser, attivando un patto intergenerazionale tra anziani e bambini, poi spiegheremo meglio perché e sì. come. Ha partecipato Solidaria, l'organizzazione che si occupa di promuovere legami di mutualismo tra um, braccianti precari e braccianti provenienti da paesi terzi e hanno partecipato anche il Covo dei Folletti, che è l'asilo nido del comune di Adelfia, uh -huh. il CISOM, Cavalieri di Malta, e um, spero di non, di non aver dimenticato nessuno, chiaramente l'Apsus, il laboratorio per la sussidiarietà. Allora, tra i soggetti che hanno partecipato a questo progetto c'è anche Racemus, la tua sì. azienda agricola, quella sì. che stai rappresentando in questo momento, Teresa. Ma perché hai deciso di prendere parte a questo progetto? Beh, non è che l'ho proprio deciso. Mm -hmm. Un giorno mi ha chiamato Anna Grazia, attraverso credo una delle, delle associazioni partecipanti, mm -hmm. chiedendomi la disponibilità a far incontrare alcune delle mie braccianti eh, con ActionAid in una situazione di ascolto protetto. Io ho accolto subito il loro invito e ho chiesto alle mie braccianti se volevano fare questa esperienza senza eh, come dire, preoccuparmi di quello che potevano raccontare di, 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 di loro nella mia azienda. E così è stato. Quindi hanno incontrato, le mie dipendenti hanno incontrato eh, i rappresentanti di ActionAid. E hanno ascoltato quali erano i loro bisogni quello che era la loro vita sia all'interno della mia azienda agricola che quella familiare e, e hanno eh, come dire, vissuto una bella esperienza tant'è vero che quando poi è finita quell'esperienza mi hanno ringraziata perché hanno per la prima volta c'è stato qualcuno che li ha ascoltate, ascoltate e hanno potuto condividere anche con gli altri colleghi perché in questa mh, esperienza non c'era solo la mia azienda c'erano penso altre aziende agricole hanno potuto condividere con gli altri colleghi eh, la loro vita quotidiana certo. tu hai detto che non avevi timore di metterti a disposizione, evidentemente perché fai tutto alla luce del sole e eh, seguendo tutte le norme. Eh, no? Beh sì, cerchiamo e questa dovrebbe di essere la normalità. La no la normalità sì. eh, grazie. Esattamente come funziona questo, questo progetto e poi come è nato? Allora, il patto La Buona Terra nasce all'interno di un progetto di ActionAid che si chiama Cambia Terra e oggi è diventato un programma di lavoro. Che cosa facciamo? Supportiamo le donne ehm, braccianti sottorappresentate. Sottorappresentate, cosa significa? Non hanno accesso allo spazio pubblico, allo spazio decisionale, e per via eh, diciamo, del carattere eh, stagionale, ma diciamo, del tipo di lavoro in sé, non hanno tempo per poter esercitare, per essere libere di partecipare alla vita pubblica perché solitamente sono eh, donne anche eh, giovani con bambini piccoli, non hanno un luogo dove lasciare i propri figli, questo è quanto è emerso nel laboratorio, soprattutto eh, ad agosto, e questo era qualcosa che avevamo già riscontrato eh, in una prima fase del progetto, noi abbiamo iniziato con una ricerca. Che si chiama Donne Madri Braccianti, in cui abbiamo analizzato lo stato dell'arte nei comuni del sud-est barese rispetto ai servizi pubblici, dal nido ma anche servizi di prossimità, che le istituzioni mettono in piedi per supportare le donne. E che cosa è emerso? È emerso che questi servizi non ci sono, sono eh, totalmente, eh, diciamo, è come se queste donne non, non esistessero, non ci fossero, non avessero un lavoro che le porta via al mattino alle 5 e le fa rincasare eh, diciamo nel, nel pomeriggio, ormai anche abbastanza, abbastanza stanche. Da qui poi le attività. E qui quali sono le attività. le attività? Quindi abbiamo eh, realizzato, come, come dicevamo, questo laboratorio per l'ascolto delle donne, a cui hanno partecipato 20 donne, donne provenienti da varie aziende dell'area, perché poi le donne sono mobili e mm -hmm. quindi tra Delfia, Gioia, Del Colle, Rutigliano, Noi Cattaro, si spostano. In questo laboratorio le donne hanno espresso i propri bisogni, come diceva Teresa, si sono potute raccontare e soprattutto le abbiamo ascoltate in un contesto protetto. Mm -hmm. Uh, il laboratorio è iniziato a pochi mesi dalla legge 199 e il fatto che le donne potessero essere libere, supportate da uh, diciamo, la datrice di, di, di lavoro, nel diciamo, poter parlare tranquillamente, ha aiutato a creare un clima collaborativo. Uh -huh. E così, attraverso il patto, abbiamo realizzato un campo estivo presso la Masseria della Madonna di Rutigliano. Uh, un campo estivo con una formula abbastanza innovativa, uh -huh. era un campo co-gestito da queste nuove associazioni in cui l'istituzione, il comune di Adelfia ha dato un supporto eccezionale dal punto di vista logistico, dal punto di vista burocratico e qui il tempo di uh, 15 bambini dai 3 anni agli 11 anni è stato qualificato dall'azione di queste associazioni come c'erano bambini anche molto piccoli dai 3 ai 5 con loro abbiamo fatto un laboratorio perché potessero affrontare il tema dell'abbandono vedere la propria mamma che per quattro mesi non c'è eh, da bambini così piccoli non viene recepito diciamo per quello che è cioè come un impegno lavorativo e viene vissuto come eh, diciamo un momento molto molto eh, difficile molto molto interessante um, Elena eh... Possiamo definire questo un welfare di comunità e poi soprattutto che cosa si intende per welfare di comunità? Dunque, sì, assolutamente sì, il patto di collaborazione di Adelfia ormai è un caso scuola in ambito di welfare, cosiddetto welfare di comunità. Perché partiamo dal presupposto che l'esito di un patto di collaborazione come, come questo, ma non solo, ci sono tanti altri casi, esempi in tutta Italia è proprio la costruzione di legami di comunità, no? l'alimentazione del ca capitale sociale attraverso la cura di uno o più beni comuni, come proprio nel caso di, di Adelfia. E è innovativo perché beh, la crisi del, dei modelli di protezione sociale eh, novecenteschi è appunto sotto gli occhi di tutti ormai da, da diverso tempo e il patto effettivamente pone le basi per una risposta in senso inclusivo e, e solidale a vecchi e nuovi bisogni, come sono alcuni di quelli eh, che, di cui parlava Grazia eh, rispetto al, alle braccianti. Perché e in che modo? Perché il patto di collaborazione è uno strumento che è basato sul protagonismo, sull'autonomia dei cittadini. No? Che no, che non sono più visti come eh, meri utenti dei, dei servizi, ma sono loro protagonisti. stessi. Protagonisti. Sono protagonisti, esatto, sono loro a indicare dov'è l'interesse generale eh, e soprattutto a progettare poi queste risposte e anche a realizzarle. Questo non vuol dire deresponsabilizzare lo Stato, ma tutto questo attraverso il fatto di collaborazione si può fare insieme all'ente locale. Anche nel patto di Adelfia eh, il comune ha avuto un ruolo importante. Ma l'elemento di innovazione è che avviene su un piano di totale parità tra eh, cittadini, abitanti da una parte, associazioni, qualsiasi soggetto può firmare, proporre un patto di collaborazione e l'ente locale su un piano di assoluta parità, come eh, d'altra parte è previsto dalla nostra Costituzione da quasi 20 anni, in vero dal, dal principio di sussidiarietà ecco sì questo è previsto dalla costituzione però sì. purtroppo in non tutti gli ambiti accade questo si, si verifica questa eccellenza Grazie, ma come come è nato come è nato questo progetto è nato perché eh, diciamo action Aid è impegnata appunto nel supportare le comunità locali perché possano esigere i propri diritti questo lo facciamo in 45 paesi nel mondo uh -huh. In Italia in particolare c'è un'area di lavoro ehm, proprio su diritti delle donne e giustizia, e giustizia economica. Um, le, uh, diciamo, in Puglia uh, le cronache giudiziarie, le inchieste giornalistiche avevano parlato molto, moltissimo uh, di cosa accadeva agli uomini, delle condizioni uh, di lavoro non dignitose, uh, diciamo, di, soprattutto dell'area di Foggia, no? uh, veniva riportato questo, tuttavia il lavoro agricolo femminile è un patrimonio di questa terra, questa non è solo la terra. Eh, in cui eh, diciamo, si sono verificati episodi di assoluta eh, gravità e di violazioni di diritti, questa è una terra eh, in cui il, diciamo, la produzione eh, agricola, la filiera del, dell'uva su cui insomma, lavoravano anche, lavorano eh, le donne coinvolte nel progetto rappresenta una specificità di questo territorio storicamente le donne lavorano in agricoltura e quindi ritenevamo che piuttosto si dovesse guardare alla questione con uno sguardo di genere, cioè le donne che eh, contribuiscono allo sviluppo locale di questa, diciamo, di questa nostra regione, come vengono supportate dalle istituzioni, come le comunità diventano corresponsabili del loro carico di cura. Ritenevamo cioè che si dovesse andare a cer eh, cercare una soluzione direttamente con le persone e eh, diciamo compensando un po' quella che invece è già, eh, diciamo, l'azione normativa, certo. quella dei programmi di sviluppo rurale, piuttosto pubblica, che eh, diciamo. quella pubblica, <ride> esatto. Eh, Teresa, ma qual è il ruolo dell'impresa in questo progetto e quindi in questa comunità? Perché poi si è creata una vera e propria comunità. Beh, il ruolo dell'impresa, posso parlare per la mia impresa, certo. perché... Eh, per la tua esperienza. Eh, sì, per la mia esperienza. Eh, io cerco nel mio piccolo aziendale di praticare anch'io dei welfare di prossimità, no? Eh, cercando nella mia azienda ci sono, eh, lavorano 35 donne uh -huh. e 15 uomini, pertanto la maggioranza delle braccia è femminile. E eh, stando anch'io come lavoratrice, anch'io della terra, anche se sono imprenditrice, in mezzo a loro comprendo quali sono i bisogni di una donna. Che possono essere dai più elementari, come quello di tenere il telefonino acceso per le emergenze, di chiamare casa quando eh, sono le 8 del mattino e si deve svegliare il figlio perché deve andare a scuola per non fargli fare tardi. Sono quei piccoli gesti di, di welfare che fanno lavorare meglio le braccianti e sono più serene, con, nel, nel, come dire, nel. Nel lavoro, eh, nel lavoro quotidiano Sì, sì. sì. E, e ho visto, ho verificato che quando, da quando io pratico queste, questi piccoli gesti di welfare eh, si lavora meglio, la produzione è, è migliorata diciamo che c'è un beneficio un per tutti c'è un benessere diffuso, diffuso sì. Um, Elena, la burocrazia ha ostacolato in qualche modo lo sviluppo di queste attività o no? Beh, diciamo sì, si può riassumere un po' il, il problema principale, l'ostacolo principale a queste pratiche innovative nel tema della, della burocrazia, eh, che però secondo me va eh, un po' sciolto ecco, così in almeno due questioni. Eh, innanzitutto, beh, il patto di collaborazione è uno strumento che effettivamente stravolge le logiche. Amministrative a cui sono abituati i nostri uffici tecnici degli antilocali. E, a che cosa sono abituati loro? Tutto il nostro diritto amministrativo sostanzialmente è eh, basato sulla separazione netta tra interesse pubblico e interesse privato. Invece il patto di collaborazione permette una ripositura, cioè ci dice che c'è un interesse comune che va al di là del pubblico e del privato. È chiaro che questo è, è totalmente no, innovativo per, per il nostro sistema, sistema pubblico e le, de, le resistenze derivano proprio da, da questa impostazione. Chiaramente, eh, problemi che spaventano tipo l'assicurazione, le responsabilità, ma che eh, sono già state superate in molti casi, abbiamo tantissimi esempi. Quindi, il tema è eh, sia la formazione eh, necessaria, l'aggiornamento all'interno delle amministrazioni pubbliche, auspicabilmente tra pari, ovvero tra diverse amministrazioni e diversi comuni che stanno sperimentando in questo senso. E noi come LabSUS promuoviamo molto questa formazione tra pari no? eh, attraverso una rete di funzionari, dirigenti che stanno lavorando su questo e eh, l'altra appunto è una riflessione interna organizzativa interna al comune no? nel momento in cui si eh, promuovono questi strumenti si deve anche predisporre una, un ufficio che sia trasversale come i temi di cui stiamo parlando cioè la cura dei beni comuni eh, intercetta una serie di bisogni diversi e allo stesso modo eh, anche all'interno delle amministrazioni ci, si dovrebbe predisporre ecco, un meccanismo che permetta di intercettare questi diversi bisogni in maniera trasversale, ovvero maggiore comunicazione tra i diversi settori del, del comune. Questo è il problema certo. principale: no? i cittadini poi stanno di fatto portando risorse, quindi non possono eh, farsi carico della complessità della della burocrazia, no? Al, i cittadini devono eh, poter essere accolti da, da un'interfaccia il più possibile semplice, trasparente, fluida. Però ecco, evidentemente, capire, no? evidentemente voi nonostante tutto questo ce l'avete fatta e allora ti chiedo ma qual è il, il vostro segreto, come avete fatto a superare tutte queste difficoltà? È per me la domanda? Sì, ah. sì, 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 è per te. Eh, allora, quello che fa l'ABSUS è un po', diciamo, accompagnare, affiancare sia le amministrazioni che i cittadini in questi processi innovativi. Eh, molte amministrazioni, devo dire, che stanno lavorando benissimo e adesso non so se posso fare nomi o fare dei riferimenti. Vai, però vai, sì, 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 sì. Ci sì, sono sì. chiaramente buone buone e cattive prassi come, come sempre però devo dire che eh, il regolamento ce ne menzioni uno tra le un, una, una buona prassi e una cattiva <ride> prassi dico pubblica <ride> se ti va se ti va sì certo beh ad esempio eh, alcuni come il comune di trento il comune di genova hanno predisposto una piattaforma proprio per recepire le proposte dei, dei cittadini e funziona, funziona molto bene. Quindi hanno lavorato molto sulla comunicazione utilizzando anche eh, le tecnologie digitali, insomma, ma non solo. Qui a Milano eh, dove sono all'inizio di fatto della sperimentazione, eh, io lavoro costantemente con lo staff della, del settore partecipazione e devo dire una disponibilità infinita rispetto a tutte le richieste dei cittadini per una città come Milano. E quelle quindi, meno... Eh, esatto, quelle che lavorano peggio, insomma. Quelle che lavorano peggio sono quelle che innanzitutto non comunicano, approvano il regolamento eh, magari subito dopo mm. le, le lezioni e poi il regolamento lo lasciano nel cassetto dell'ufficio. Va, ti... va bene, va bene, ca ho capito, cambio domanda. Eh, grazie, vengo, vengo da te. Insomma, questo è un modello di welfare innovativo, chiaramente. E allora questo modello è stato esportato in altri territori? Sì. Um, a seguito del progetto abbiamo inteso continuare questa ricerca rispetto alle condizioni delle donne, e così abbiamo iniziato insieme al Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'Economia Agraria, il CREA insieme all'Absus, insieme alla, alla Fly, a lavorare eh, diciamo, um, alla ricerca di quelle che sono le condizioni delle donne eh, straniere impiegate in agricoltura, perché le donne straniere hanno meno reti sociali delle donne italiane. E quindi adesso Cambia Terra, um, a partire da, diciamo, dalla settimana scorsa, uh, viene esteso al sud Italia e quindi a Puglia. Basilicata e Calabria, lavoreremo in particolare sull'arco ionico e l'idea questa volta però è come è, ehm, diciamo, com è accaduto per Cambia Terra in piccolo e quindi la sperimentazione con un comune sul patto di collaborazione invece è lavorare su unioni di più comuni. Infatti dal momento che sono cittadine europee che si spostano eh, da una regione all'altra vorremmo che potessero trovare lo stesso, eh, diciamo, la stessa qualità e la stessa quantità di servizi pubblici. A supportarle a seconda, diciamo, delle migrazioni interne al sud Italia. La Buona Terra è stato poi un progetto che ha coinvolto eh, non solo Adelfia, ma anche Rutiliano, giusto? Sì. Infatti, poi a seguito dell'interesse creato. L'amministrazione comunale de, del mio paese, in particolare l'assessorato alla cultura, mm -hmm. ecco come cambia: no? sì, sì, sì. Alla, alla cultura e alle attività produttive. Nella comunicazione a, tra i settori. È, Evidentemente, un comune virtuoso. È virtuoso, il virtuoso il sì, <ride> è, è, è sempre un agora particolare mm -hmm. il mio comune di Nutigliano. Eh, che cosa ha fatto? Innanzitutto ha voluto ascoltare il progetto e proporlo ad, ad, ad un, uh, ai cittadini in una sezione che abbiamo fatto insieme, eh, 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 tornando a raccontare quella che è stata l'esperienza. Questo perché? Perché anche il comune di Rutigliano vuole attivare la stessa pratica virtuosa del comune di Adelfia, attivando le associazioni che su Rutigliano sono tantissime. E, e non solo questo, di lì poi è partito un percorso di valorizzazione donna, chiamato l'altra metà della terra, proprio declinata al femminile, dove si vuole eh, cogliere tutti i bisogni di tutte le lavoratrici della terra anche di non solo delle braccianti che è stata nella prima sessione ma poi anche delle imprenditrici agricole certo. o delle agronome oppure delle professioniste dell'editoria agricola e poi ancora di quelle che da sempre uh, coltivano, somministrano, pr preparano e somministrano il cibo no? che è sempre nella comunicazione declinato al maschile e poi quando lo, par lo parliamo ehm, al femminile diventa cuoca, diventa certo. come una specie di dispregiativo, quindi valorizzare e cogliere i bisogni di tutta la filiera... una rivoluzione culturale, eh, insomma. Si la spera. Allora chiedo a voi due, Grazia e Teresa, eh, di che tipo di welfare ha bisogno questo territorio? Quali sono i problemi e le esigenze? Invece Elena, a te, visto che sì. insomma, tu con Lapsus eh, collabori con più comuni, eh, chiedo uno sguardo, una visione d'insieme, quindi di che tipo di welfare c'è bisogno anche in base alle esperienze che raccogli con gli altri comuni. Grazia, parto da te. Sì, allora io per l'esperienza diciamo, diretta eh, degli ultimi tre anni eh, credo che questo territorio abbia eh, bisogno di eh, superare la Puglia. Sì, la Puglia. Mm -hmm. Credo che abbia bisogno di superare le dicotomie e le classificazioni comode, eh, diciamo molto facili da comprendere, che però... Eh, non fanno altro che allontanare pezzi di comunità tra loro. Quindi immagino che il welfare di cui abbiamo bisogno è un welfare eh, appunto, che diciamo, sappia eh, promuovere una governance collaborativa a cui tutti possano eh, lavorare, possano eh, diciamo, eh, contribuire, ciascuno secondo la propria parte. Ma questo, bisogno, ma questo bisogno da quali problemi nasce? Nasce dal fatto che, come diceva Elena prima, sappiamo bene che la contrazione economica, l'austerità non consentono di avere investimenti all'altezza dei bisogni che oggi questo, questo paese più in generale, non solo la nostra regione, si trova ad affrontare. Abbiamo una sfida che riguarda le, le povertà, assolutamente eh, diciamo, importante, sappiamo che sono donne e giovani a farne eh, di più le spese, di conseguenza guardare ad una comunità che sa ehm, supportarsi, sa accogliere eh, diciamo, la, la sfida di includere i membri, i suoi membri più, eh, diciamo, più esclusi e più marginalizzati, credo che sia la, la risposta. Eh, diciamo, a questi nuovi bisogni che, che si affacciano in termini di welfare. Teresa? Io posso parlare in termini anche personali perché anche io sono una lavoratrice certo, certo. del campo e, e, e posso testimoniare che i bisogni delle mie braccianti, come delle braccianti della lavoratrici di chiunque, eh, sono quelli di non avere sul territorio di, di vivere in un territorio non strutturato, nel senso che, che mancano davvero eh, l'ABC dell'accoglienza dei, dei, dei ragazzini, o piuttosto che un doposcuola, o piuttosto addirittura un eh, delle badanti che stiano a casa con i genitori anziani per permettere a noi donne di lavorare di esplicare la nostra professione, quindi i bisogni proprio primari mancano. Purtroppo, Elena, allora sì, sui bisogni li hanno già ben elencati. Grazie a Teresa, si tratta di vecchi e nuovi bisogni. È evidente che il vecchio sistema di welfare. È non è più adatto a rispondere a queste tipologie di bisogni e il modello di welfare che abbiamo di cui abbiamo bisogno è un modello di welfare comunitario, territoriale e autenticamente sussidiario. Questo, eh, le pratiche sono tante, forse stanno, come molto spesso accade, anticipando anche i modelli istituzionali. No? E la vera carica innovativa... Consiste proprio in questo passaggio da un modello erogativo prestazionale dei servizi a, eh, a, a quello che invece abilita la comunità, no? e questo deve essere lo snodo principale. E eh, tutto questo, eh, questo modello apre eh, nuove opportunità, ma anche molte sfide, come abbiamo detto. Per affrontare queste sfide eh, abbiamo bisogno di un, un vero. Eh, confronto tra vecchie e nuove competenze, perché non ho detto che le vecchie competenze non servono a nulla, anzi, no? ma questo confronto tra il vecchio e il nuovo deve essere autenticamente aperto, una buona dose di lungimiranza istituzionale, come in molti, eh, in molti contesti si sta mh, dimostrando, eh, orientata a incoraggiare questa, questa innovazione e una, una lettura. Eh, delle pratiche in atto che abbia una visione di, di futuro ma che allo stesso tempo sappia eh, fare tesoro anche delle, delle buone esperienze del passato come nel caso di Adelphia in cui eh, tra le azioni c'è anche questo fondo no, mutualistico un piccolo fondo però molto significativo a livello, a livello simbolico il mutualismo non lo abbiamo inventato oggi, certo, certo. è una storia lunga e secondo me si è messa in dialogo no? con, con tutto quello che uh, c'è di innovativo secondo me le, la sfida si può raccogliere a testa alta. Eh, Elena ti chiedo questo e ti chiedo anche di essere breve perché siamo in chiusura ma questo sì. modello di welfare è sostenibile dal punto di vista economico perché molto spesso accade che eh, le, le aziende, le cooperative eh, del territorio si affidano agli enti pubblici che però sono eh, pagatori diciamo in ritardo No, e allora ti chiedo, eh, eh, dal punto di vista economico, tutto questo è sostenibile? Eh, questa è una domandona, essere sintetica non è, non è facile. Eh, lo so. <ride> <ride> eh, risposta, <coughs> la risposta, secondo me, eh, alla sostenibilità in questo caso può essere data con, in molti modi. E... De responsabilizzare quando dico che lo Stato non va deresponsabilizzato de è perché non, non vuol dire che se si tratti di un welfare di comunità lo Stato non debba essere no, coinvolto anche in questa parte. Ci sono anche eh, da questo punto di vista molti strumenti che a supporto anche di, di queste pratiche. Che, che, vanno, che vanno esplorati, che, che in realtà sono in molti casi anche efficaci, ci sono delle, delle esperienze significative in questo senso, dal crowdfunding civico okay. a, a altri, altri strumenti. Insomma, le, pos le, possibilità, le possibilità ci sono, magari... Lo, lo sviluppiamo in un'altra puntata, questo argomento. Allora, eh, un ultimo giro di domande, avete 10 secondi a testa. Eh, grazie a che cos'è ActionAid, brevemente? Dove vi possono trovare i nostri spettatori e telespettatori? Siete anche sui social, velocemente. Sì, ActionAid è un'organizzazione internazionale che si occupa di diritti e giustizia sociale, lavora in 45 paesi in tutto il mondo. Eh, in Italia ha un programma, eh, una strategia decennale iniziata l'anno scorso che si chiama Agora. Uh -huh. e che lavora per il miglioramento della qualità della democrazia, come lo facciamo per esempio attraverso uh, progetti come questo che mettono al centro delle politiche pubbliche uh, le, le persone in condizioni di, di esclusione. Abbiamo la pagina Facebook ActionAid Bari dove è possibile seguire le, le attività uh, della Puglia e poi c'è uh, la pagina Facebook di ActionAid Italia. Uh, se inserite su Google ActionAid troverete anche il sito che è costantemente aggiornato con i programmi dell'organizzazione. E soprattutto siete celeri nelle risposte, lì <ride> vi abbiamo contattati e siete stati rapidissimi. <ride> Grazie. Eh, Teresa, eh, l'abbiamo detto, tu sei titolare di Racemus, un'azienda agricola. Avete un sito internet? www.racemus.com, l'azienda agricola che produce e commercializza, quindi in filiera corta e colta. Uh, uva da tavola e melagrane, quindi eh, e siamo sul territorio, ripeto, di Rutigliano. Grazie Teresa. Eh, Elena, anche a te 10 secondi, che cos'è eh, l'Absus velocemente e poi il progetto Luoghi Comuni di Milano, ma rapida, rapida. Allora, l'Absus, www.labsus.org è sia una rivista online che si occupa di beni comuni e di sussidiarietà, sia un'associazione, formalmente un'associazione di promozione sociale. E lavoriamo sul campo per eh, promuovere l'applicazione dei patti di collaborazione. Il progetto Luoghi Comuni qui a Milano è un'azione del programma di rigenerazione urbana La città intorno di Fondazione Cariplo. E eh, diciamo, promuoviamo i patti di collaborazione nelle periferie. E oggi firmiamo il primo patto di collaborazione in un quartiere non, diciamo, non facilissimo di Milano, che è il quartiere Corvetto. Tanti, tanti auguri per, per questo progetto. Grazie, Elena, grazie e buon lavoro. Grazie, grazie. anche a Teresa Diomede, grazie a Grazia Moschetti, scusate per questo gioco di parole. Grazie anche a voi, spettatori e telespettatori. Appuntamento come sempre a domani con Speakers Corner alle 14.35.